turistica dell'isola di Pescara. Sì, diciamo che ci sentiamo orfani di un'apparecchiatura di questo livello. Ne abbiamo, ma per, ovviamente per l'aspetto, diciamo, relativo agli adulti. Quello dei bambini neonati, ma soprattutto dei bambini prematuri, è un campo completamente diverso. Abbiamo a che fare con piccoli pazienti che non collaborano, ovviamente, e che quando vengono abbagliati dalle nostre luci girano gli occhi, e quindi è molto difficile documentare, vedere, valutare, visionare. E quindi questa macchina ci consente non soltanto di ottenere un rilievo retinografico e non solo, dopo vi dirò, ma soprattutto di poterlo documentare, e questo ci consente di poterci confrontare con altri centri e poter fare una diagnosi più precisa e soprattutto poterlo anche poi monitorare nel tempo. Voi sapete che nella bambini prematuri si usa a fare l'ossigenoterapia, ed è proprio l'ossigeno, è un paradosso, ma crea questa situazione di alterata vascolarizzazione della retina, per cui va incontro a un progressivo accorciamento e contrazione, conseguentemente al distacco di retina. E mentre un distacco di retina dell'adulto può essere, diciamo, relativamente facilmente gestito, il distacco di retina di un bambino prematuro è, vi assicuro, un dramma. Prima di tutto perché sono bambini probabilmente destinati all'ipovisione e quindi alla cecità. Ma se non riusciamo a intervenire tempestivamente, possiamo fare o le terapie intravitreali con delle punture, oppure fare anche un intervento chirurgico con il laser o con le vitrectomie. Però è necessario poter intervenire nei tempi giusti. Prima interveniamo e meglio è. Questo qui è un dato di fatto oggettivo. E poi, non ultimo, c'è anche il discorso medico-legale, che è importante sia per i genitori, perché devono avere un conforto che faccia capire a loro qual è l'iter a cui vanno incontro questi bambini, ma anche per noi operatori, cioè ci possiamo anche, diciamo, salvaguardare da possibili brighe di carattere medico-legale di fronte a una situazione così drammatica come quella di una cecità di un neonato. Grazie.